siamo con due ospiti di eccezione. Siamo con Marco Brambilla, country manager per PokerStrategy.com per l'Italia, e Mattia Colombo, responsabile per il blog live di PokerStrategy.com sugli eventi live di poker. Ciao Marco. Ciao Francesca. Ci troviamo in questa cornice splendida del Casino Porto Maso di Malta, a questa terza tappa del People's Poker Tour, e ci sono un po' di novità. Sì, per PokerStrategy.com è un periodo molto intenso perché siamo in Italia già da 3 anni, però in questo periodo che ci vede appunto seguire il lancio del Cash Game che partirà il 18 di luglio, siamo in tour per far conoscere il nostro marchio, ma non soltanto il marchio, ma soprattutto il valore che la scuola di Poker Strategy può dare a un giocatore che si vuole avvicinare alla specialità del Cash Game. L'abbiamo fatto a Roma in questi giorni passati all'e-gaming marketing forum, dove abbiamo incontrato moltissimi operatori del settore. Oggi siamo qua a Malta, ci staremo per questi altri 2 giorni a seguire l'evento in collaborazione con Peoples, che è nostro partner per i progetti blog live. A questo proposito vorrei fare una domanda a Mattia, perché in un certo senso è il nostro esperto per diciamo, la filosofia del blog live di PokerStrategy.com. Mattia, ma ci vuoi raccontare un po' questo vostro blog? Certo, ciao prima di tutto. Ciao. Molto volentieri. Praticamente ciò che fondamentalmente ci distingue da ciò che è intorno al mondo dei live è il fatto che abbiamo una scuola che ci supporta, un'accademia di poker organizzata su molte community, sono 19 community diverse, e nelle quali ci sono questi coach, i nostri preparatissimi coach, che nel momento in cui noi andiamo a postare le mani nella sezione blog live, questi coach le analizzano in tempo reale e ci permettono di avere un confronto diretto con i giocatori, dandogli un punto di vista appunto di una persona molto esperta. Ciò ci ha permesso di farci strada in questo mondo, e praticamente al giorno d'oggi ci ritroviamo ad essere richiesti da tutti i vari circuiti che ci sono nel panorama pokeristico europeo, e siamo molto fieri di questo e dei risultati di come stanno venendo. E di questo siamo felici anche noi, anche perché diciamo che voi fate anche una cosa che è abbastanza innovativa, che è il commento in diretta proprio delle mani nel giocato, giusto? Certo, questo avviene durante il final table. Offriamo un servizio di radiocronaca sfruttando i canali streaming che già le varie poker room gestiscono per questi eventi, e facciamo appunto il commento tecnico delle mani, analizzando sia dall'aspetto matematico che l'aspetto ad esempio del linguaggio corporeo, certe cose che molte volte vengono trascurate dai telecronisti, diciamo, standard che si trovano in giro. Quindi proprio una cronaca di settore con un'analisi a questo punto anche di carattere psicologico, quindi tells, non solamente odds, pots e quant'altro. Marco, ti volevo chiedere una cosa. PokerStrategy.com ha una formula di successo, comunque siete seguitissimi e sta andando veramente bene. Secondo te qual è la ricetta? Se vuoi ve la racconto, è in pratica molto semplice. Un utente che è appassionato di poker troverà prima o poi modo di arrivare a Poker Strategy, e si troverà subito obbligato a studiare, ovvero a leggere degli articoli di base, superare un quiz di 20 domande, questo per ottenere un capitale di partenza di 35 euro che è il bankroll. Per Poker Strategy il bankroll è la sua gestione, definita bankroll management, è in pratica il pilastro principale per avere un gioco responsabile e una crescita sicura e costante in questo ambito. Significa che con gli strumenti giusti riesci a giocare i tavoli che ti appartengono, quindi investendo la quota giusta che ti serve per poter poi crescere di livello. Si parte dallo status bronzo per arrivare fino al diamond, al black member, e tutti questi status ti aprono le porte a nuovi contenuti, a servizi dedicati e anche a party. Il prossimo sarà appunto a Firenze il 2 di luglio, sono invitati appunto tutti i nostri diamond. Ci sarà una bella partecipazione con tante sorprese, ma soprattutto attività che non riguardano unicamente il poker, anzi in questo caso si andrà a cavallo, tiro con l'arco, relax in piscina, degustazione di prodotti locali e soprattutto tante parole, chiacchiere e soprattutto risate, speriamo. Quello sicuramente, bellissima questa cosa dell'incentive che incontra il poker, certo. Spettacolare. Una domanda che mi viene da fare a Mattia. Responsabile del blog live per PokerStrategy.com qui in Italia, ma professione blogger, chi può ambire? È un percorso, come ci si forma? Allora, partirei con una piccola postilla. Diciamo che nel mondo odierno del poker vengono definiti i grinder come gli operai del poker.
Io sono controtendenza e dico che non è vero e che i veri operai del poker sono i blogger, coloro che passano magari 12 ore al giorno a seguire i tavoli che si giocano nei vari tornei, che mettono tutti loro stessi con passione nel fare il loro lavoro. E se dovessi tracciare un profilo, ti direi un grosso appassionato di poker, ovviamente un poker strategista, cosa fondamentale, e quindi possiamo considerare poker strategisti le persone che hanno delle buone basi di poker e siano in grado di analizzare le situazioni che si presentano, molta voglia di fare, spirito di adattamento anche un po', perché bisogna stare tante ore a seguire questi eventi. Eh sì, e poi semplicemente bisogna avere molta voglia e la passione anche per i viaggi, perché questo lavoro implica il fatto che bisogna girare per un po' per tutta Europa, appunto per seguire i vari tornei. Mattia, noi ti ringraziamo, quindi arrivederci alla prossima. Grazie a te. Marco, salutiamo anche te, ti ringraziamo, se vuoi regalarci un'ultima chiosa. Un bacino. Grazie, mi prendo un bacio di Marco e alla prossima, ciao.